Questo che vediamo qui è il camera control ed è sicuramente la novità più eclatante di tutti gli iPhone 16. Ed è anche la funzione che forse ha un po' scatenato l'ironia di qualcuno, perché dicono che praticamente i nuovi iPhone hanno un tastino in più rispetto ai precedenti e quindi queste sono le vere novità. Come avete visto, non è solo questo, però se questo tasto diventerà un crack del mercato, quindi sarà una funzione che qualcun altro scopiazzerà e introdurrà, non lo sappiamo. Al momento ci sono delle cose che mi piacciono, altre che meno mi piacciono, però credo che sia arrivato il momento anche di fare un focus, un approfondimento, perché voglio mostrarvi innanzitutto come funziona se non lo sapete. E quindi, come sempre, andiamo sulla scrivania e vi farò vedere tutto. E poi se ci sono, secondo me, delle cose che comunque dovreste conoscere, anche se siete già appassionati di iPhone e conoscete questo tastino. Allora, per prima cosa io direi di partire senza cover, per un motivo molto semplice che vi farò vedere tra un po'. Questo è il tasto che troviamo quindi sulla parte destra del nostro iPhone e che troviamo sotto al tasto per l'accensione e lo spegnimento dello schermo. Basta premere una volta e si aprirà la fotocamera come vedete. Però questa cosa che diciamo si può fare anche dalla schermata di blocco è un po' ridondante perché vedete, anche se adesso non ho qui sotto il tasto della fotocamera perché l'ho rimosso, io posso comunque ancora continuare a fare uno swipe a sinistra e la fotocamera si aprirà. Quindi diciamo, forse utilizzarlo qui non ha molto senso. Quando ha senso utilizzarlo? Beh, ha senso utilizzarlo magari quando siamo all'interno di un'applicazione, impostazione, qualsiasi applicazione, e state camminando, trovate qualcosa che vi piace, invece di uscire fuori, premete e subito avete la fotocamera a vostra disposizione. Quindi in questo caso io lo vedo utile. La cosa che però vi dico sinceramente, all'inizio ho un po' faticato a abituarmi. Questo perché? Perché comunque anche se il tasto c'è, una volta che io apro la fotocamera, in qualsiasi modo, di solito anche per abitudine sono abituato a utilizzare quello che abbiamo qui. Dunque, se devo modificare l'esposizione, posso fare così, andare qui e avere l'esposizione, oppure da quest'altra parte posso sempre fare uno swipe e andare negli stili, eccetera, eccetera. Cosa che, come ben sapete, possiamo adesso fare da qui, perché se premiamo e si apre la fotocamera, se teniamo leggermente premuto, guardate cosa succede, si apre questo menu, che in questo caso è quello dell'esposizione, però se premiamo due volte possiamo andare tra le varie opzioni e scorrere. Il tasto non è fisico, quindi non scorre con noi, è a sensore di, posso dire, aptico. E quindi guardate, quando vi interessa qualcosa, voi premete un'altra volta dentro e potete cambiare. Ora, questo è il comportamento di base, ma si può modificare in due modi. Ci sono delle cose da sapere. Innanzitutto, impostazioni, accessibilità. Se voi adesso, se andate sul tasto controllo fotocamera, adesso possiamo fare un po' di cose. Innanzitutto, abilitare o meno questo tasto, se avere o meno le regolazioni, ma soprattutto qui possiamo scegliere la pressione per riattivare o meglio richiamare le funzioni leggera, precisa e default e anche la sua velocità. Allora, sinceramente, fate delle prove per come vi piace. Di default, secondo me, è già la migliore, quindi più leggera e più decisa, è sempre un discorso un po' di magari abitudine, ma onestamente non mi sono trovato benissimo e quindi preferisco lasciare tutto com'è. E altra cosa, naturalmente, in fotocamera dalle impostazioni, anche qui abbiamo una sezione dedicata. Eccola qua, da controllo fotocamera, noi possiamo scegliere un po' di cose, tra cui come aprire la fotocamera, se pressione singola o doppia. Quindi se magari voi siete tipi che anche un po' in modo inconscio premete questi tasti e si apre la fotocamera e non volete, potete mettere doppia pressione. Ma la cosa interessante è che qui potete anche scegliere altre app. Quindi la lente, io Moment è un'altra app che io uso, scansione dei codici, niente. E vi dico di più, non ce l'ho qui su questo iPhone, però c'è anche supporto a Instagram, per esempio, quindi potete direttamente richiamare la fotocamera di Instagram. Queste sono le cose dunque da sapere. Come funziona? Allora, vi faccio brevemente vedere. Quando voi premete una volta, anzi mettiamolo così, è più semplice, premiamo una volta, scattiamo una foto.
Teniamo premuto in modo deciso, iniziamo a registrare un video, ma appena rilasciamo il dito, guardate, la registrazione termina. Naturalmente ha scattato la foto perché era in modalità foto, ma se voi siete in modalità video e premete una volta, lui inizia a registrare il video, giustamente, e poi lo potete bloccare o ripremendo qui o i classici tasti. Ora, a seconda di dove vi trovate, potete fare un po' di cose. Come dicevo, doppia pressione, leggera, potete entrare in questo menu e abbiamo a disposizione, mi metto così magari è meglio, esposizione, profondità, zoom, camere, stili e tonalità. Bene, bene. Tap per entrare dentro e per tornare al menu sempre doppio tap. Ora, tutto qua bene, bene. Qual è il problema? Il problema, penso che ciao a tutti, si rivedrà meglio con un prossimo aggiornamento. Se noi adesso, guardate, tocchiamo due volte e iniziamo a sfiorare, come potete osservare, alcune impostazioni sono disattivate. Questo perché, torniamo normali qui, questo perché? Perché come vi dicevo, forse in questa fase Apple ha introdotto tutte le cose che supporta, ma non ha, tra virgolette, veramente disattivato quelle che nella camera frontale magari non vanno perché non c'è il passaggio a un'altra camera, a un'altra focale, eccetera. Dunque, non so se in futuro le rimuoverà proprio o rimarranno così disattivate, ma presenti, quindi vedete solo l'iconcina, ma secondo me andrebbero rimosse perché poi scorrendo, vi faccio rivedere, scorrendo col dito, poi devo fare, guardate, dei passaggi in più per passare magari da stili a profondità, quindi devo saltare due opzioni e secondo me è una cosa un po' scomoda. Vi parlavo della cover perché, allora, molte cover qui hanno il buco della fotocamera, altre invece, come questa di Apple, hanno introdotto una specie di riproduzione del tastino. E vi devo dire una cosa, queste cover, questa è quella originale di Apple, ma ce sono altre. Sì, che fanno la stessa cosa. Lo sfioramento qui è molto meglio. Cioè, io ad esempio mi trovo molto meglio a richiamare la fotocamera quando c'ho la cover rispetto a quando non c'ho la cover. Forse perché non c'è quel leggero avvallamento e mi trovo meglio. Questo tasto è stato pensato più che altro, secondo me, per le foto in landscape, quindi così per essere usato in questo modo e può essere utile oppure meno. Però, secondo me, con un Pro Max o con un 16 Plus è un po' difficile a una mano usarli per le foto in verticale come in questo modo, perché guardate, dobbiamo premere qui, scorrere e onestamente sì, può tornare comoda la cosa, però io non mi sento molto saldo con la presa. Con il Plus ci riesco, con il Max non ci riesco, è un po' più pesantuccio. Forse con gli iPhone più piccolini la situazione è migliore, però sarà anche qua magari questione di abitudine, ma questa è l'unica magari cosa che veramente non mi è piaciuta fino in fondo. Forse, 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 spostando leggermente il tasto un po' più su, sarebbe stato bilanciato un po' meglio. Non lo so, questa magari è una cosa che Apple vedrà con i feedback anche degli utenti nel tempo. Personalmente parlando, non mi sento di bocciare questo tasto, ma neanche di promuoverlo. Nel quotidiano l'ho usato veramente poco per il momento. Sono ancora abituato ad utilizzare tutto quello che trovo nella fotocamera. Come sempre, quindi dalle impostazioni che ho fatto dall'inizio, con lo swipe oppure andando nelle varie sezioni. Mi sto sforzando però di utilizzarlo sempre di più, ma ripeto, guardate, io quando adesso sto provando a cambiare a una mano in questo modo, mi scivola l'iPhone, cioè è difficile. Così invece lo utilizzo molto di più. Quasi trovo un senso, quasi è un po' complicato. Sarà che io ho le mani tozze, non lo so, però nel mio caso questa è, diciamo, la situazione. Sono curioso di capire invece voi cosa ne pensate di questo tasto, come vi trovate, magari avete le mani più piccole, più grandi e quindi cambiano i giudizi. Fatemi sapere con un commento e ne discutiamo insieme. Noi ci vediamo prossimamente. Ciao!